Ciao a tutti amici di Superpass, siamo oggi con Roberta Serrati, cantante, attrice, cantautrice, in questa splendida cornice primaverile, in questa villa settecentesca alle porte di Milano. Siamo qui con Roberta perché? Perché ci deve raccontare di una nuova avventura legata al mondo della discografia. Ciao Roby. Ciao, piacere. Allora, raccontami un po' cosa stai facendo in questo periodo, in sordina ma non troppo. In sordina perché sta iniziando una nuova avventura effettivamente. Io vengo da un mondo un po' diverso che è quello del teatro e del musical. Ho iniziato in realtà studiando il pianoforte e poi ho continuato la mia formazione in un'accademia di musical, quindi studiando recitazione, canto e danza. Pochi anni fa in realtà ho cominciato anche a scrivere canzoni. E quindi questo periodo? Sto appunto lavorando sul mio progetto discografico. Benissimo, il tuo progetto discografico è un lavoro diverso quello dello studio rispetto alle esperienze che hai già fatto. Nonostante sicuramente ti abbiano portato, sì, a quanto ho visto, anche nei palcoscenici più importanti, no? Certo. All'estero, sì, Parigi. Sì, sì, sì. Sì, Edimburgo, esatto. E l'Italia, chiaramente. Sì, abbiamo fatto un tour nazionale in Italia per 2 anni con Siddhartha il musical e poi ad Edimburgo, come detto, alle Folies Bergère e a Parigi e a breve dovremmo essere in Messico. In Messico? In Messico. In Messico. Che vanno tanto di moda i cantanti italiani in Messico. Ah, meno male allora. Cusini, Mazzotti e così via. Volevo chiederti un'altra cosa, rispetto alla... io ho sentito dei lavori che hai fatto, rispetto a quello che si sente solitamente in radio, quant'altro ti definirei una cantautrice coraggiosa, anche perché tratti dei testi, anche quando parli magari di testi dove Ruggeri diceva e dice è molto più facile scrivere una canzone d'amore che una canzone allegra o ironica. E quindi ho sentito dei brani dove tu comunque anche nell'ironia tratti comunque delle argomentazioni che sono di spessore. Per esempio quella del... Cos'è? Io quella l'ho del? Naso rosso? Ah, il pagliaccio! Io mi sposo con un clown. Ragazzi, le donne si vogliono sposare con i clown. Quindi, al prossimo giro in questo meraviglioso parco. Aspettateci. Ciao. Ciao amici di Superpass, bentornati qui con Roberta Serrati e questa splendida location che sa tanto di primavera. Abbiamo parlato prima di musica, di teatro, di musical e di un progetto che sta facendo in sordina come tutti gli artisti. Però vorrei sapere qualcosa più nello specifico da Roberta. Quale è la canzone che ancora non ha scritto e vorrebbe scrivere? Domandone. E ora come faccio a rispondere? Ma in realtà ce ne sono tante di canzoni che vorrei scrivere e che non ho ancora scritto. Perché questo succederà andando avanti nella mia vita e in base a quello che succederà e vorrei che ogni momento della mia vita, ogni momento significativo fosse rappresentato e avesse come colonna sonora una mia canzone o comunque potesse essere sublimata in qualcosa di più alto. Io ho fatto un po' una domanda alla Marzullo, dice sì. Perdonami. Però era una domanda trabocchetto, perché? Perché non sapendo rispondere di primo acchito, Roberta ci ha dimostrato una cosa, che è un'autrice sincera, perché il vero autore sincero è quello che scrive a seconda dell'ispirazione che ha in quel momento e non a tavolino. Certo. Quindi t'ho fregata, Serrati.